E ciao a tutti amici acquariofili, vi do il benvenuto in questo nuovo video di Philos Aquarium. Come state? Spero bene, spero che i vostri pesci siano in piena forma. Quest'oggi torneremo a parlare dell'alga palla, chiamata comunemente alga maremo. So che a molti di voi piace e so che molti di voi ne hanno almeno un paio nei propri acquari. Questo video sarà curioso perché parleremo delle utilità dell'alga maremo in acquario. Anche se può sembrare un elemento d'arredo inutile, utilizzabile solo per estetica, anche se invece ha molte funzionalità che diamo sempre per scontato. Ne ho già accennate alcune negli scorsi video dedicati all'alga maremo, che vi lascio, se mi ricordo, di inserirli in alto a destra. Sia il primo in cui do una descrizione generale e delle informazioni di base, sia nel secondo video in cui parlo della manutenzione di questo tipo di alga. Da non confondere con il muschio, perché l'alga maremo si chiama alga per un motivo e non è un muschio. Prima di cominciare, come sempre, se siete interessati al mondo dei pesci e degli acquari, vi invito a iscrivervi al canale, così da essere sempre aggiornati sulle novità, sui video, sulle live e sui post di Philos Aquarium per imparare settimana dopo settimana qualcosa sui pesci. Molto comune negli acquari tropicali, l'alga maremo è sempre più conosciuta, è sempre più utilizzata specialmente in piccoli acquari ed è pian piano sempre più trovabile all'interno dei negozi di acquari, ma anche negozi di animali in generale. Gran parte delle volte invece che trovare in acquario la troviamo in barattoli, specialmente pieni di acqua frizzante, perché stimolano così il galleggiamento dell'alga, perché dovete sapere che l'alga maremo è utilizzata anche tanto per osservare quando assorbe il CO2, quindi galleggia, e quando invece lo espelle e torna sul fondo. Qui invece parliamo dell'alga maremo in acquario, quindi nelle utilità per quanto riguarda i pesci e i valori dell'acqua. Come anticipato già nello scorso video, l'alga maremo è importante per quanto riguarda l'ossigenazione. Anche se non sembra, nel suo piccolo, rilascia piccole bolle di ossigeno, ma anche di CO2, quindi utile sia per la fauna, quindi per i pesci, sia per la flora, quindi tutte le nostre piante in acquario. L'alga maremo ha una funzione simile a quella di una spugna, quindi potete capire bene che l'alga maremo, sempre nel suo piccolo, aiuta a filtrare l'acqua in modo naturale. Per provarvelo basta semplicemente pulire l'alga maremo dopo un paio di mesi che è in acquario e vedete sicuramente che da essa esce un'acqua veramente sporca, putrida e marrone. Queste sono tutte le sostanze di rifiuto e piccole particelle di ammoniaca che vengono assorbite all'interno di questa pallina. La terza funzionalità che vi racconterò dell'alga maremo è per quanto riguarda i batteri. L'alga maremo è un ottimo rifugio per i batteri buoni. Diciamo che fa un po' la funzionalità di un grosso canolicchio, che sono quei tubetti oppure quelle palline che si inseriscono nel filtro. Queste sono le tre funzionalità principali dell'alga palla, chiamata alga maremo. Se qualcuno di voi conosce altre funzionalità di questa alga, scriva pure un commento. Che altro dire? Grazie di aver visto il video fino alla fine e ci vedo nel prossimo episodio di Philos Aquarium. Ciao!